tutto, ecco che porco, porco, tutto porco, non ce la faccio più, non ce la faccio più, non ce la faccio più, non ne vinciamo uno, non ne vinciamo uno. Se girassero i coglioni a tutti quelli de sto palazzo, probabilmente il palazzo, come girano a me ovviamente, il palazzo prenderebbe quota. Il palazzo prenderebbe quota, non ce la faccio più. C'è sempre, sempre qualcosa che non va. C'è sempre, ma che cazzo è sto coso? Ma che è? Ma perché sta qui? C'è sempre qualcosa, oddio sto andando a lungo. C'è sempre qualcosa che non va. C'è sempre qualcosa che non va. Stavolta che è Paolo Lopez, però non puoi dirgli niente, perché tre giorni fa ho fatto il fenomeno, mi hai rotto il cazzo. Paolo Lopez, non posso dirti niente? Da tifoso, ti voglio bene, mi hai rotto il cazzo. O inizi a parare sempre allo stesso modo, o ti levi dai coglioni. E io non chiedo di avere in porta Manuel Neuer. Io chiedo di avere in porta uno che non sia il mercoledì e il giovedì Manuel Neuer e la domenica un pezzo di cazzo. Io chiedo di avere in porta uno che faccia sempre le stesse medesime prestazioni. E questo mi basterebbe. Io questo l'accetterei di buon grado. Questo mi va bene. Ma questo e basta però. Ma questo e basta però. Non che mercoledì, domenica, quello che è, io devo ringraziare il mio portiere per i due miracoli nitidi che ha fatto. Passano tre giorni, un citofono di merda. Ora io voglio sapere una cosa, no Paolo Lopez? Allora, Bocelli, l'avrebbe messa meglio quella. Io così non vedo un cazzo, ragazzi, io così non vedo un cazzo. Mi potrebbe passare davanti un cefalo alato, un fallo con le ali mi potrebbe passare davanti. Io comunque un fallo dei 60 metri con le ali, io non lo vedrei, io non vedo un cazzo, io senza occhiali, vedo meno di uno che non ha l'occhi, ok? Ecco, io l'avrei messa meglio la barriera, già l'hai messa, che non lo so, che veramente l'avrebbe messa meglio Bocelli. In più te sei messo dietro. Ti metti dietro la barriera, ti metti. Ma che cazzo gli hai detto? Tira, è vuota. Tira. Ma stiamo scherzando. Poi sul secondo gol. Tutti i grandi meriti del Napoli, perché l'1-0 è un gol spumeggiante, bellissimo. Fantasmagorico di Dries Mertens. Ma veramente, bello. Bello, vabbè, il secondo. A parte abbiamo preso gol di testa. Io penso, fermi tutti. Allora, mi do schifo in questo momento, ragazzi. Ho preso gol di testa da Dries Mertens, che da te oggi c'ho manco orlo. Regà, 18, 21, 21, 21. Oggi ho preso gol di testa da Mertens. Detto questo, l'azione è bellissima. Insigne fa un lancio di 179.000 metri per Politano che di testa la passa a Mertens che di testa la tiene in porta che di testa mio padre comprò. Paolo Lopez sbaglia sull'uscita principale su Politano, perché esce con un ritardo pari a quello di Trenitalia, esce con un ritardo pari a quello di una ragazza il cui ragazzo poi scappa in Messico, ok? Esce in ritardissimo, veramente, in ritardo di mesi e mesi esce. Ha già sbagliato. In più, fa così, lo so che c'aveva, palla a Mertens, dopo che sei in ritardo pure su Mertens, ma io non ce la faccio più, poi ragazzi io voglio capire una cosa, allora, sia chiaro, io non godo a fare gli sfoghi, a me mi gira il cazzo, così mi gira, ok, a me non si dice, sennò come fanno i video contro me fai visualizzazioni, no, a me gira il cazzo, a me medesimo, ok, e va bene. Detto questo e constatato ciò, io non sono contento di fare sfoghi, io non li vorrei mai fare gli sfoghi, anche quando la Roma perde, io non vorrei essere costretto a fare uno sfogo, perché determinate sconfitte ci stanno, determinate sconfitte ci possono stare, determinate sconfitte le si può accettare. Nella gara di andata il Napoli ci ha messo più a 90 di oggi, nella gara di andata praticamente eravamo a gattoni, anzi a pecoroni se proprio dobbiamo dirla, ok? Oggi abbiamo subito comunque una marea, non ci abbiamo capito un cazzo, il Napoli non ci ha fatto capire niente,
Però perché oggi mi rode il culo? Innanzitutto perché tu oggi hai dimostrato che a meno che non vinci l'Europa League fai proprio, non lo so, lì mi levo le mutande, proprio mi spoglio, mi dici, no, coprite, no, me frega un cazzo, perché lì a quel punto veramente sdoganiamo qualunque cosa, ok? Sdoganiamo qualunque cosa. Detto questo, a meno che non vinci l'Europa League, tu quest'anno mediante il campionato in Champions non ci vai. Non ci vai! Ma come pensi? Ma come pensi di poter andare in Champions che c'hai sopra di 5 punti la Juventus, sopra di 5 punti l'Atalanta, sopra di 3 punti il Napoli, Juve e Napoli hanno una partita in meno da giocare tra di loro. Che se mai sia dovessero pareggiare, tu c'hai la Juventus che va a più 6 e il Napoli che va a più 4. Ma dove cazzo vai con tutti gli scontri diretti a favore? Cioè, no, 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 con tutti gli scontri diretti persi, perché noi la parola a favore non sappiamo nemmeno se si scrive attaccata con due F o staccata, perché noi non riusciamo a vincere uno scontro diretto. Vi ripeto, ci sono momenti e momenti, ci sono momenti in cui si può fare, in cui una partita si può anche perdere, in cui posso anche accettare di uscire con le ossa rotte. Ci sono momenti in cui io questo non lo accetto. Io questo non lo accetto. Tu hai dimostrato di non essere imbattibile contro le piccole, perché hai perso 2 punti con il Benevento e 3 punti contro il Parma. Ragazzi, contro il Parma hai fatto una figura che dovevi uscire come Diabolik, non con la mascherina, proprio che la maschera dovevi uscire col passamontagna per la paura, per la vergogna, che hai fatto una figura di merda. Il Parma questa settimana ha dimostrato, l'ho vista la partita prima che venite a fare gli eroi, ma non l'hai vista perché il Parma ha fatto 2000 tiri e il Genoa solamente 2. Avete perso col Genoa e non per il Genoa. Il Parma quest'anno ha vinto 3 partite. Tre partite, tre partite, 3, 1, 2, 3, capisci quante sono? Tu dici quanto ha vinto partite? 18, 1, 2, 3, 4, 5, 7, metti a quota, 3, 1, 2, 3, fine, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, questa è la partita che ha vinto il Parma. E una gliel'hai fatta vincere te. Una gliel'hai fatta vincere te. Ok? Dopo queste cazzate, tu dovevi dimostrare di essere capace di vincere uno scontro diretto. Invece pure questa volta te la sei presa in del culo, non onorando questa maglia. Perché oggi non l'hai onorata? Perché oggi, quest'anno, in tutti gli scontri diretti del cazzo, perché non hai vinto uno, perché iniziando ero io il primo a dire, vabbè ragazzi, ma che importa? Ragazzi, ma fino a che siamo quarti, terzi, ma che importa? Perdiamoli anche tutti, basta che rimaniamo in Champions. Così no, ragazzi miei. Ma chi ti dà la possibilità di fare una difesa alta contro il Napoli? Ma dove hai studiato? Ma dove hai studiato? Che se lo chiedo a mia nonna, vado, nonna, come gioca il Napoli? Con gli attaccanti che si inseriscono, allora come la mettiamo la difesa nonna con il Napoli? Basta, perché alta ci fanno un bucio di culo grosso così, come l'occhio di bue, quello che se magna. E dai, e dai. Ce la faccio più.